Allora, festeggiamenti in corso a Fellette, dove insomma si celebra una vittoria schiacciante, forse anche un po' inaspettata, ma quanta soddisfazione c'è nell'aver ottenuto un risultato così importante? C'è veramente tanta emozione, perché un 84% come si è attestato in questi ultimi minuti è stato veramente un risultato che nessuno di noi aveva previsto, ma soprattutto che per Romano non c'è mai stato in questi, nella storia di Romano. Un risultato che certifica che cosa? Il lavoro di squadra, il buon governo della passata, diciamo, gestione. Qual è stato il segreto per arrivare a un risultato così? Probabilmente il fattore che ci ha premiato è stata la presenza, la capacità di dimostrare che se alle promesse seguono i fatti, c'è una comunità che utilizza quei servizi, quegli investimenti, quelle iniziative per le quali si sono spesi delle risorse, per le quali l'amministrazione ha investito tempo, energie, ma soprattutto denari, e che quindi porta beneficio a una comunità. Se quindi ai risultati, alle parole seguono i risultati, probabilmente è il merito principale di questi anni. Fare una campagna elettorale basata sul discredito dell'avversario porta sempre a, ad avere probabilmente una comunità che ti si rivolta contro. Noi abbiamo raccontato il nostro programma, lo abbiamo fatto con competenza, l'abbiamo fatto con presenza, ma soprattutto con fatti, dati e quello che era anche il metterci la faccia. Il fatto che ci siamo trovati di fronte a una campagna elettorale basata sul discredito del sottoscritto, della squadra che ho l'onore di rappresentare, è sicuramente un fattore che ha penalizzato dal mio punto di vista chi ci si è messo, chi ha competuto con noi. Domani mattina magari alle 8 ci sarà la proclamazione, dopodiché si partirà con il lavoro da mercoledì mattina in municipio come tutti i giorni. E da Fellette di Romano De Zelino, insieme al sindaco confermato Simone Bontorini, è tutto.